alcuni anni a questa parte è invalsa nell'immaginario comune l'idea di parlare genericamente di pensiero unico globale. Che cosa dobbiamo intendere con questa espressione, a patto che noi vogliamo accettarla? Per pensiero unico direi che in termini generalissimi si può concepire quell'aggregato composito di visioni del mondo e di formazioni ideologiche che sopravvivono oggi nel tempo della cosiddetta fine delle ideologie e che anzi diventano la sola ideologia superstite e di più la sola ideologia consentita. E mi spiego. Dal 1989 ad oggi siamo entrati in un regime che continuamente si autocontrabbanda a livello ideologico come il tempo della fine delle ideologie, in chiaro riferimento alle grandi ideologie che avevano attraversato con esiti altalenanti il Novecento, il secolo breve. Dal 1989 si dice sono finite le grandi ideologie, siamo entrati in una fase post-ideologica. Ora, è proprio su questa accezione di post-ideologico che bisogna ragionare, perché Marx Docet è tipico dell'ideologia il movimento con cui essa tende a negare se stessa, a rendersi invisibile, a naturalizzarsi e dunque a presentarsi come un modo naturale, legittimo, giusto di pensare, produrre e consumare. Ora, stiamo vivendo dal 1989 ad oggi esattamente nell'epoca più ideologica dell'intera storia dell'umanità, quella in cui è superstite un'unica ideologia, un unico modo di pensare, quello neoliberale, che si proclama non a caso come naturale, legittimo, e che assume lo statuto di pensiero unico globale. Questo pensiero unico globale non può naturalmente essere compendiato in una formula, giacché si regge invece semmai su una sorta di composito aggregato di formule, pensieri, modi di riflettere, formazioni ideologiche appunto, è più simile, se si vuole, a una costellazione di idee che potrebbero essere anche intese come un modo, diciamo, di pensare inerzialmente, di pensare in maniera irriflessa secondo formule, slogan e luoghi comuni già pronti e buoni per tutte le stagioni. È una sorta di, per utilizzare le categorie dell'essere e tempo di Martin Heidegger 1927, è una sorta di si dice globalizzato che dispensa il singolo dalla fatica del concetto individuale e che gli rende sempre già disponibili formule e risposte a tutti i problemi che il presente solleva. Questo si dice globalizzato, in cui consiste appunto il pensiero unico planetario, ha tutta una sorta di corollarie di formule che sono continuamente ribadite all'interno dell'odierna manipolazione organizzata globale, all'interno dell'industria culturale. Ad esempio, il pensiero unico ripete compulsivamente che la globalizzazione è bene, la globalizzazione è un processo irreversibile e di fatto quindi santifica e glorifica i processi in atto, niente affatto irreversibili, niente affatto naturali in verità, della globalizzazione capitalistica, cioè, per dirla in modo non ideologicamente condizionato, dell'invasione del mondo da parte della forma merce. Il pensiero unico, ad esempio, tende oggi a delegittimare tutte le forme di stati nazionali, presentandoli appunto come vettori delle peggiori disgrazie del Novecento e rimuovendo appunto il fatto che oggi lo Stato nazionale, con buona pace del pensiero unico appunto, può costituire la sola base di resistenza alla spoliticizzazione dell'economia e all'imposizione della dittatura economica dei mercati transnazionali. Il pensiero unico dominante ancora deve continuamente dichiarare morti Marx, Carl Schmitt, Heidegger, Lukács, cioè tutta quella galassia di pensatori e di filosofi che non sono organici al pensiero dominante stesso e che sono in questo senso, uso la categoria di Nietzsche, fecondamente inattuali, fecondamente non allineati rispetto al dominio ideologico del pensiero unico dominante. Ma ancora, il pensiero unico dominante deve continuamente, in maniera compulsiva, utilizzare la categoria di totalitarismo, categoria con la quale, nemmeno a dirlo, vengono delegittimate, peraltro ponendole indebitamente sullo stesso piano, tutte le esperienze che il Novecento ha prodotto di esodo possibile dal capitalismo.
Per cui nell'ennesima notte in cui tutte le vacche sono nere dell'ermeneutica del pensiero unico dominante, comunismo e fascismo sarebbero la stessa cosa, forme di totalitarismo perverso da cui ci siamo fortunatamente congedati per sempre, e così via. Appunto, il totalitarismo, in quanto concezione organica al pensiero unico dominante, ha come solo scopo quello di demonizzare tutte le esperienze politiche e sociali che non siano quelle interne al pensiero unico, cioè quelle della democrazia liberale, quella che Marcuse nell'Uomo una dimensione diceva quella forma democratica levigata, suadente di non libertà, che caratterizza l'odierno scenario occidentale. Cioè, il pensiero unico ha come unico obiettivo quello di imporre se stesso come unico pensiero consentito, subito delegittimando chi osi cantare fuori dal coro, chi osi ululare con i lupi, come diceva Hegel, subito demonizzandolo come fascista, comunista, stalinista, nazista, cioè silenziandone preventivamente il possibile messaggio positivo. Oggi non viene più messo a rogo, come accadeva ai tempi di Bruno o di Vanini, il dissidente, ma viene appunto silenziato e diffamato dal coro virtuoso del pensiero unico dominante. E per un altro verso, il pensiero unico dominante, delegittimando ogni pensiero alternativo, critico, impone se stesso come il solo modo di pensare consentito. Appunto, chi prova a uscire dal perimetro tracciato preventivamente dal pensiero unico dominante è subito zittito, silenziato, diffamato e presentato come dissidente rispetto al pensiero unico dominante. Laddove è evidente che, stante le considerazioni che abbiamo fatto, a cui se ne potrebbero aggiungere non poche altre, un vero pensiero critico deve di necessità oggi essere quello che si sottrae al pensiero unico dominante, quello che mette in discussione gli assiomi del pensiero unico dominante, quello cioè che ripropone alla critica ciò che grazie al pensiero unico dominante solitamente le si sottrae, perché appunto il pensiero unico dominante impone tutta una serie di categorie come se fossero ovvie e indubitabili. È compito della filosofia invece, o almeno di una filosofia critica che non sia mero raddoppiamento simbolico dell'esistente, deve essere quello di restituire alla discussione critica, alla problematizzazione dell'ovvio, ciò che solitamente a ciò si sottrarre. Per questo appunto oggi non può essere filosofia se non in rivendicata antitesi con il pensiero unico dominante.